Radio Gold presenta Professione Reporter. In studio Marco Antonini. Buon pomeriggio da Marco Antonini, bentornati in redazione. Sabato grande successo per la manifestazione indetta dal Movimento 5 Stelle, il Parlamento in Movimento, un evento che ha scaldato non solo Fabriano perché si sposterà in tutta Italia per cercare di portare l'attenzione verso i problemi veri che non sono quelli che a volte la politica parla in continuazione. Per parlarne quest'oggi abbiamo in studio Gabriele Santarelli e Joselito Arcioni, entrambi del Movimento 5 Stelle di Fabriano, e tracciamo con loro un primo bilancio. Allora, Joselito, sabato tutta l'attenzione era puntata verso questa manifestazione, anche se subito la prima polemica non tutti gli organi di stampa hanno dedicato uno spazio adeguato. Vabbè, intanto buongiorno a tutti e grazie ancora una volta a Radio Gold per l'invito. Nel senso, stai girando un po' il coltello nella piaga, nel senso che ormai però ci siamo abituati, nel senso che ormai è una strategia della comunicazione asservita, che fanno finta che il Movimento 5 Stelle non ci sia, però credo che sabato abbiamo dato a chi è intervenuto all'evento un riscontro significativo di quello che è la qualità del Movimento 5 Stelle e soprattutto della capacità che ha il Movimento 5 Stelle sia di aggregare ma sia di parlare di problemi veri. E noi, ripeto, siamo stati onorati che il Movimento 5 Stelle abbia scelto come prima tappa di questo evento itinerante, che è Parlamento in Movimento, Fabriano, perché hanno capito che a Fabriano c'è un'emergenza legata, diciamo, al lavoro, alla delocalizzazione, che è veramente importante e che è assunta a simbolo di quello che è la problematica del lavoro in tutta Italia. Gabriele, una manifestazione importante al punto che almeno 20 parlamentari sono arrivati a Fabriano. Ed è una notizia perché mai così tanti parlamentari nel corso degli anni sono giunti in città. 22 parlamentari per la precisione, buon pomeriggio a tutti. Sì, erano presenti 18 deputati, quindi 18 cittadini portavoce alla Camera e 4 al Senato. E tra questi erano presenti anche il capogruppo Nicola Morra al Senato, il capogruppo alla Camera Riccardo Nuti, il vicepresidente alla Camera Luigi Di Maio, quindi anche ragazzi che sono presi a Roma da mille impegni, addirittura Alessandro Di Battista, che era tornato venerdì sera dalla Palestina, dove era in viaggio per incontrare gli abitanti della striscia di Gaza. E è tornato al volo venerdì perché era stato richiamato per quell'azione che noi chiamiamo di costruzionismo che hanno fatto i ragazzi per tutta la settimana scorsa alla Camera in difesa dell'articolo 138 della Costituzione. E nonostante le due notti insonne che hanno passato all'interno dell'aula, si sono precipitati con il treno senza scorte, senza auto blu qui a Fabriano. Nello stupore di molti, addirittura dell'albergo che abbiamo prenotato, dicendoci: ma qui non siamo stati contattati dalle forze dell'ordine, di solito fanno uno spiegamento allucinante qua fuori. Questa volta ho detto: guarda, sono io che vado alla stazione e li porto in albergo. Naturalmente un'organizzazione che è partita da Roma e che ha coinvolto molte persone. Fino all'ultimo non sapevamo chi sarebbe riuscito a partecipare, proprio per questa cosa che sembrava che il governo anche sabato e domenica avrebbe messo un altro decreto, un decreto dell'ecobonus di nuovo con la fiducia. Poi grazie al lavoro dei ragazzi siamo riusciti a far slittare tutte queste discussioni all'inizio di questa settimana, e per la riforma costituzionale invece a settembre. E vi do già appuntamento il fine settimana 6, 7, 8 settembre, quando probabilmente a Roma ci sarà un grandissimo evento proprio a difesa dell'articolo 138. Perfetto. Joselito, sì. Che tipo di accoglienza ti aspettavi dalla città e ti chiedo se sei soddisfatto un po' delle tante persone che erano in piazza, o te ne aspettavi di più? Assolutamente soddisfatto per come l'evento, soprattutto per
perché abbiamo fatto, diciamo, sentire e vedere gli intervenuti la qualità dei ragazzi che stanno a Roma cercando di contrastare la deriva di questo governo fantoccio. Ma dal punto di vista della partecipazione, sicuramente noi ci saremmo aspettati un intervento massiccio della cittadinanza e soprattutto di quei 1.425 lavoratori dell'Indesit che sono a rischio esubero. Evidentemente a Fabriano ancora funziona il concetto che in certe manifestazioni è meglio non farsi vedere. Se i cittadini e i lavoratori fabrianesi pensano che questo sia il futuro della città, noi ne prendiamo atto. Voglio ricordare a tutti quelli che sabato invece di intervenire in piazza sono andati al mare che forse fra un po' di tempo ci avranno tanto tempo per andare al mare in tutti i giorni della settimana. Gabriele, in una tua dichiarazione hai detto: nonostante i bilanci floridi e i forti guadagni del titolo in borsa nell'ultimo anno, Indesit Company decide di andare via e di depauperare il territorio italiano così duramente colpito dalla crisi industriale che dal 2008 ha eroso circa un quinto della base produttiva del paese. Siamo proprio messi male. E a Fabriano ancora peggio. Se pensiamo che a gennaio i dati ufficiali davano il 25% dei disoccupati, ai quali poi vanno sommati i cassi integrati e le persone in mobilità che non fanno parte di un altro elenco, aggiungendo questi possibili 400 e passa esuberi della Indesit, io penso che alla fine dell'anno supereremo abbondantemente il 30% di disoccupati, quindi significa che una persona su tre si ritrova senza lavoro, senza considerare quelli che sono alla ricerca del primo lavoro, che non sono né disoccupati, né cassa integrati, né mobilità, e io penso che a Fabriano di ragazzi in queste condizioni ce ne siano tantissimi. E è proprio per questo che noi abbiamo insistito a Roma per fare in modo che Fabriano venisse messo sotto la lente di ingrandimento e fosse puntata particolare attenzione. Non è da poco, io lo sottolineo questa cosa, non è da poco aver portato questa manifestazione a Fabriano, perché questa è una manifestazione che poi andrà a Roma davanti ai cancelli di Equitalia, davanti ai cancelli della IMSS, e quindi comunque sono temi a livello nazionale, e per il tema lavoro è stata scelta Fabriano, è una città che comunque ha garantito alle politiche un buon 32%, che ha portato a Roma una senatrice e una deputata, quindi comunque il lavoro che stiamo facendo a Roma è sì, diciamo l'attenzione è puntata sia a livello nazionale, ma stiamo cercando di portare anche i temi locali e regionali e ci stiamo riuscendo, e non è da poco, visto quello che stanno facendo anche gli altri rappresentanti che stanno a Roma delle Marche. Qui si continua a parlare di piattaforme per lo sviluppo e la ricerca, ma piattaforme per lo sviluppo e la ricerca non significa reimpiegare gli operai. Io non penso che un operaio possa andare a fare da un giorno all'altro ricerca e innovazione. Questa ricerca e questa innovazione che poi verrà sfruttata da chi? Da chi ha portato il lavoro in Turchia? Cioè l'innovazione verrà prodotta poi in Turchia? Noi non ci stiamo a questo gioco. Infatti stiamo preparando una proposta di legge per fare, anche in accordo con i sindacati, per fare in modo che ok, facciamo ricerca e sviluppo qua, ma poi quel prodotto deve avere una sorta di marchio, come per i prodotti alimentari, che deve essere poi per forza prodotto in Italia. Non possiamo noi fare ricerca per le aziende che delocalizzano. Ci infarciscono la testa con questa differenza tra internazionalizzazione e delocalizzazione, cioè non ci crede più nessuno. Ecco, spiegaci brevemente. Non ci crede più nessuno. Una differenza se c'è. I finanziamenti della regione vengono dati per la famosa internazionalizzazione, cioè per andare a invadere i mercati all'estero. Nel momento in cui però le aziende che vanno a produrre all'estero, il prodotto che producono all'estero viene poi esportato, cioè l'Indesit ha dichiarato apertamente che i prodotti che verranno fabbricati in Turchia verranno poi mi sembra per l'80%, adesso non vorrei sbagliare, ma comunque per una percentuale molto elevata esportati. Quindi noi andiamo a produrre in Turchia per esportare il prodotto. Perché non lo produciamo in Italia per esportarlo, come succede adesso? La regione Marche, attraverso Spacca, sta
finanziando questa internazionalizzazione d'impresa che non riguarda più soltanto le grandi imprese, ma anche le piccole e medie imprese. Vengono finanziate per andare a produrre in Russia, dove c'è già il centro della Indesit, che ha acquisito un'industria straniera che produceva frigoriferi, perché vogliono ricreare in Russia, in quel posto, lo stesso tessuto industriale che tanto bene funziona nelle Marche. Cioè, per me è allucinante questa cosa. E poi magari ci sono invece imprenditori che riescono a rimanere in Italia e fare veramente innovazione, scelgono di rimanere in Italia e fare innovazione, il vero made in Italy, e questi non vengono aiutati, ma viene aiutato chi va all'estero. È un circuito che veramente io non so, non riesco a capire a chi porta vantaggi, sinceramente. Joselito, il tema, sì, del lavoro è un tema trasversale. Come ha reagito la politica fabrianese alla manifestazione di sabato? Perché è un tema che a parole tocca a tutti. Non lo so. Nel senso che non abbiamo avuto riscontri, nel senso che non ci sono state dichiarazioni. Ho visto, mentre ero sul palco, lo sguardo è andato un po' sulla piazza, ho visto che in fondo alla piazza c'era il sindaco Sagramola, c'era l'assessore Galli, c'era l'onnipresente ex sindaco Sorci, però riscontri non ne abbiamo avuti. Io penso e spero che abbia fatto piacere anche a loro la presenza, ripeto, storica, perché non è mai stata di 20 deputati del Parlamento a Fabriano, fra l'altro nell'ancora silenzio assoluto di un'eletta nel nostro territorio, che è la senatrice Maria Paola Merloni. Quindi credo che questa differenza strida in maniera abissale, insomma. Noi, ripeto, è passato tanto tempo, aspettiamo ancora che la senatrice dica una parola. Hanno parlato diversi diciamo familiari, ma ancora aspettiamo che qualcuno ci faccia capire cosa ne pensa la senatrice eletta sul nostro territorio. E allora, Joselito Arcioni, Gabriele Santarelli e Marco Antonini attendono Maria Paola Merloni qui nei nostri studi per un dibattito, magari, senza domande preparate, magari, per un appuntamento di Professione Reporter davvero interessante. Gabriele? Sì, no, volevo aggiungere, adesso non so quanto tempo ho, il fatto interessante che durante la manifestazione, interventi sul palco, sono intervenuti i ragazzi che fanno parte della Commissione Lavoro e della Commissione Attività Produttive della Camera e del Senato, che hanno portato proposte, cioè hanno presentato proposte già depositate ed altri progetti in fase di itinere. Ad esempio, l'istituzione di una commissione d'inchiesta per capire quanti soldi la Fiat ha ricevuto negli ultimi anni dallo Stato. Fiat, che poi è, diciamo, proprio l'esempio lampante di questo processo di delocalizzazione. Stiamo presentando progetti e proposte di legge per la difesa del Made in Italy, in accordo con tutte le associazioni di categoria, tutte le figure coinvolte. E questo è un po' anche l'aspetto nuovo, cioè non soltanto andare sul palco e gridare vendetta o gridare contro qualcuno in particolare, ma andare, far venire la testimonianza di altri che hanno vissuto la stessa cosa. Quindi era presente un operaio in casa integrazione di Pomigliano, erano presenti operai delle cartiere verde di Treviso, era presente un professore di economia della LUIS di Milano. Quindi diversi soggetti interessati da questo tema vengono messi insieme per discutere e per trovare una soluzione. Soluzioni che stiamo cercando di portare già all'attenzione a Roma, alla Camera e al Senato, e che prossimamente vedremo che sviluppi avranno. E che seguiremo anche col nostro blog. 15 secondi, Joselito. Sì. Domani è attesa una storica sentenza, quella che riguarda Silvio Berlusconi. Sì. Ma io ho letto l'ultima dichiarazione di Berlusconi, che dice se sarà condannato lui andrà in carcere, e credo che è questo che in qualche modo ci aspettiamo tutti e si aspetta gran parte del paese. E io credo che sono 20 anni che se l'Italia è ridotta così è anche grazie al fatto che in maniera indifferenziata PD e PDL hanno distrutto questo paese, e lui è stato uno dei protagonisti di questa devastazione.
Grazie a tutti per aver seguito questo interessante dibattito, grazie a Gabriele Santarelli, Joseli Torzoni, grazie a voi, entrambi del Movimento 5 Stelle, e appuntamento alle prossime interviste. Grazie. Radio Gold ha presentato Professione Reporter.